Queste lettere, questo carteggio fra Mussolini e la Petacci è rimasto, come dicevamo, sepolto per 60 anni nell'archivio centrale dello Stato e dopo vicende abbastanza rocambolesche che di recupero questi 68 pacchetti preparati, consegnati dalla Petacci il giorno prima, la sera prima di partire per quello che poi sarebbe stato l'ultimo viaggio, quindi la fucilazione e l'esposizione ludibriosa, dicevo, tutto questo il 18 aprile questi 68 pacchetti sono stati chiusi in quattro casse che poi gli ospiti di turno avevano provveduto a interrare robustamente. L'anno scorso sono stati editi i falsi diari di Mussolini. È stato il senatore Marcello Dell'Utri a volere fortemente questa intrapresa. Erano dei falsi già noti alla storiografia, perché anche il più grande storico del fascismo, Renzo Di Felice, li aveva potuti visionare. C'è una contraffazione, diciamo, della scrittura, anche degli elementi, possiamo dire così, da un punto di vista filologico, mostrerebbero inchiostri, carta, appunto, di una falsificazione successiva alla presunta stesura dei diari da parte del Duce. Io penso che sia un'operazione completamente sbagliata e chiaramente anche l'immagine di Mussolini è un'immagine molto addomesticata, antitedesca fondamentalmente, quella che emerge da questi falsi diari, che invece non coincide con la documentazione vera, che è questa presentata in questo carteggio. Queste carte non sono ordinate, cioè non esiste una cartella che dice lettere Mussolini, risposte Petacci. Esistono le lettere di Benito, ordinate dal fascicolo 90, al fascicolo 105 credo, e poi ci sono le lettere di Clara, ordinate per anno e mese, alcune diciamo una situazione un po' incerta che si può aggiustare, e quindi il nostro lavoro è stato anche quello di ricostruire il carteggio, proprio di ricostruirlo tecnicamente, perché non c'è, non esiste lo stato archivistico. È stato molto bello, molto appassionante, molto divertente e ci ha permesso di capire che l'ipotesi iniziale da cui noi eravamo partiti, cioè di poter fare una sorta di edizione critica delle lettere di Mussolini, sarebbe stata impossibile senza le lettere di lei, perché lui non solo scrive lettere più brevi, ma dà per scontate una serie di particolari che evidentemente loro due si comunicavano durante gli incontri, che lei invece gli grafomane gli restituisce a lui raccontandogli ogni volta una storia, rimette a posto e consentono a noi di capire cosa vuole dire lui. Non voglio indulgere nel gioco di società di mettere Benito Mussolini e Clara Petacci sul lettino e di dire qual è la diaria. Però effettivamente la voglia ti viene sempre, perché colui che continua a dire che sta male, poi dopo appena un attimo, immediatamente si sente di nuovo messo in sella, improvvisamente riprende in mano il comando, improvvisamente riprende in mano una situazione, gli scrive, c'è una frase bellissima che io ho messo per un altro motivo, qualcuno di voi ricorderà che a un certo punto lui parla a Milano, il famoso discorso del lirico. C'erano molti fascisti a Milano in quel giorno, ma stavano tutti lì, cioè nel senso che Milano era deserta, intorno a Mussolini c'erano tutti, ma tutti quelli che erano i fascisti che combattevano, non erano moltissimi. Lui a un certo punto a Milano dice subito che è cambiato il vento, gli scrive, le accoglienze sono state quelle che hai sentito per radio, veramente magnifiche. C'era una folla tra cose di ritrovato, l'entusiasmo reso superfluo per una misura di sicurezza, quantunque si fosse tramato qualche cosa, hai già saputo che ho sempre girato in piedi, fissato sul predellino. Questa frase del predellino mi ha subito fatto scattare, infatti ci ho messo il titoletto, non sono andato oltre, vi dico la verità, anche qua le analogie su cui la storia è costruita sono pericolose se si induce in esse. Questa idea dell'interpretazione, diciamo così, quasi psicanalitica di Mussolini, in queste lettere ne abbiamo proprio tutti quanti gli elementi, potremmo anche provarci, nel senso che
Lui continua a lamentarsi di stare male. Noi sappiamo dalle autopsie, così non ce l'ho proprio niente. E Clara, nelle lettere si perde un po', nel senso che la cosa viene ripetuta perché lei parla sempre del padre, e il padre è un medico, c'è la parte del giro del Vaticano. E questo medico si dice nella documentazione precedente che non avesse mai visitato Mussolini. Naturalmente non è vero, in queste lettere lo apprendiamo. Ma soprattutto noi abbiamo in queste lettere, a un certo punto, una piccola frase in cui lui fa una diagnosi e dice: è una malattia psicosomatica. Cioè Mussolini crede di avere lucida, ma non c'ha niente, non c'ha lucida. Ed è quello che il suo medico, Zaccaria, è quello che gli manderà poi Hitler, no? In qualche modo scoprirà. E infatti ciò che fa bene Mussolini non è solo il cambio di dieta che Zaccaria lo costringe a praticare, ma soprattutto le lunghe chiacchierate che Zaccaria faceva con lui, non che pensasse di fargli l'analisi del contraccatto, ma certamente che in qualche modo rassicuravano Mussolini, il quale appunto ha questo aspetto, come dire, psichiatria la parola viene usata, ma insomma non in psicoanalisi un po' meno, ma come dire, è un aspetto bipolare, cioè basta dal massimo dell'esaltazione al minimo della depressione. No. All'interno di questo quadro ci dice anche un sacco di cose sulla fine di un regime, non di un regime nel senso fascista, ma proprio la fine di un regime personale, la fine di uno stato di potere personale in cui proprio questo aspetto che abbiamo detto, il massimo dell'esaltazione, il minimo della depressione, e poi non si rende conto, perde proprio il dato di realtà, non si rende conto di quello che gli sta succedendo intorno. E lei che cerca sempre di portarlo in maniera enfatica, dandogli coraggio, dandogli forza, e noi capiamo che loro quando si vedono di questo parlano, cioè lei più volte gli dice: tu sei un grande personaggio, sei come Cesare, vieni preso dalla famiglia perché tutti i grandi uomini sono tradite dalla famiglia, cioè la storia non può fare meno di te. A un certo punto lei fa una teoria dell'amore col capo, e io suggerirei anche adesso potrebbe essere l'argomento di dibattito in sede appunto di interpretazione psichiatrica della politica attuale, cioè gli dice: guarda che io non ti amo solo perché ti amo, io ti amo perché tu sei come Cesare, perché tu per me sei l'ideale, quindi io sono una donna il massimo che può essere, che può capitare una fascista, cioè sono con te per amore, ma anche con te per passione personale e politica. Questa aderenza è quello che consente poi, lo dico proprio a lei, di diventare quel personaggio politico che noi non avevamo mai sospettato.